La bara della regina è stata spostata mercoledì da Buckingham Palace a Westminster Hall per l'ufficiale che giaceva nel periodo statale. La principessa del Galles ha reso omaggio alla sua defunta suocera durante la processione della bara indossando una spilla a foglia di diamanti e perle appartenuta alla regina. La monarca, morta pacificamente lo scorso giovedì all'età di 96 anni, era nota per aver prestato i suoi gioielli ad altri reali. La duchessa aveva indossato la spilla in precedenza nel 2017 al cimitero delle tombe di guerra del Commonwealth di Tynecott High Press, in Belgio, durante una cerimonia di commemorazione in occasione del centenario della battaglia di Passchendaele. La stessa regina è stata fotografata mentre indossava la spilla nel giorno del suo 73esimo compleanno nel 1999 durante una visita ufficiale in Corea del Sud. Kate ha anche commemorato la precedente principessa del Galles indossando gli orecchini pendenti di perle di Diana durante la processione attraverso il centro di Londra. La duchessa del Sussex ha reso omaggio a Sua Maestà in modo simile mentre sfoggiava orecchini a bottone con perle e diamanti che erano un regalo della regina. Meghan aveva indossato gli stessi orecchini durante il suo primo e unico fidanzamento da solista con la regina un mese dopo il suo matrimonio con il principe Harry. Nel 2018 ha accompagnato Sua Maestà alla cerimonia di apertura del nuovo Mersey Gateway Bridge a Winchester. Martedì sera, mentre riceveva la bara della regina a Buckingham Palace, Kate è stata vista indossare un altro paio dei suoi orecchini preferiti, fatte anche di perle e diamanti. Le ha indossate nell'aprile 2018 quando ha lasciato l'ospedale dopo la nascita del principe Louis. Si pensava anche che appartenessero alla regina. La defunta monarca era una fan dei gioielli di perle, come la sua famosa collana di perle a tre fili, ed era generosa nel prestare pezzi ad altri reali.